Amici di Hashtag Sicilia, buonasera, siamo qua per la rubrica L'evento a Librino, nel cuore di Librino, uno dei quartieri popolari della città di Catania, per l'evento di Antonio Presti, per appunto la Porta delle Farfalle. 20.000 studenti provenienti da tutta la Sicilia che si stanno cimentando in vere e proprie opere d'arte e con la presenza dell'arcivescovo, del commissario straordinario, si sono qua prestati ad un'opera meravigliosa, piena appunto di sole, gioventù e tanti sogni. Cosa ne pensate di questa iniziativa qua nel cuore di Librino? Allora, sicuramente è un'iniziativa che mira proprio a come obiettivo principale la rivalorizzazione del territorio, anche il riscatto di questa comunità che comunque è sempre colpita da messaggi negativi. Il progetto di Antonio Presti chiaramente non fa altro che fare una luce positiva su questo progetto e anche appunto dare valore a questa popolazione che non è soltanto quello che di solito siamo abituati a conoscere, ma che in realtà nasconde appunto persone di cuore, persone volenterose, belle persone. La bellezza poi peraltro è una parola chiave che Antonio Presti ha portato all'interno di questo progetto, quindi questo è il nostro pensiero come scuola, perché anche noi stiamo partecipando a questo progetto, facciamo parte del liceo classico e artistico Mario Rapisardi di Paternò e quindi i nostri ragazzi hanno dato il loro contributo a questo progetto. Come avete dato questo contributo? Come avete collaborato a questa iniziativa? Abbiamo collaborato realizzando una delle installazioni che vedrete lungo il percorso, che un po' rappresenta il simbolo della città di Paternò, ma che rientra pienamente poi nell'ambito del progetto in generale. È un'opera che sicuramente rinnova la città, il paese, il quartiere, e lo rende più vivo, diciamo. Quindi sì, è un'opera che... la brutta immagine che già c'era, lo pubblicizza in maniera migliore, positiva. Mi sembra una cosa positiva perché comunque Librino ha bisogno di un'altra chance. È una buona opportunità anche per i giovani questa, soprattutto per i giovani. Diamo voce ai giovani, che è fondamentale. Ma allora è una cosa bellissima perché prima cosa ci permette di imparare nuove cose, di vedere, di sapere. Poi è bello perché quando uno visita anche nuovi posti c'è questa possibilità sempre di imparare, diciamo. Di dove siete? Noi di Ragusa. Ok. Io sono da Croce. Cosa ne pensi di questo evento, questa opera nel cuore di Librino? Penso sia necessario, un bene non soltanto per Librino ma anche per tutta Catania. Cosa ne pensa di questo evento nel cuore di Librino? È una realtà molto importante quella per Librino, infatti lo possiamo anche notare da tutta l'affluenza che c'è stata oggi sia da parte delle scuole sia da parte di altre persone comuni, e sicuramente questo è importante perché ci accomuna ed è una felice realtà, bellissima. Due battute su questo bel evento che sta tenendo qua a Librino. Buona opportunità per far capire che Librino non è quello che si dice, soprattutto con questi bambini che hanno realizzato queste opere. Per lei quanto è importante questo evento qua oggi a Librino? È importante perché almeno non si parla sempre del Librino come malvivente. Quindi è un'iniziativa comunque rilevante anche con la presenza di tanti giovani. Certo che è un'iniziativa, però si dovrebbero fare anche altre cose perché in questo quartiere non c'è niente completamente. Un uomo che porta la pace è un uomo che porta la guerra, questa è la vita del mondo. Cosa ci portiamo dietro? Nudi siamo e nudi resteremo. Per voi che siete del quartiere, quanto è importante questo evento oggi con questi giochi, con questa presenza giovanile importante? È una cosa importantissima perché a Librino rimane qualcosa di importante. Noi da anni in questo quartiere lottiamo per avere proprio delle eccellenze, qualcosa che rimane nel territorio e che porta gente nel territorio. Questa è una di quelle cose, insieme alla scuola Musco che è un'eccellenza delle scuole dove vengono ragazzi anche da altri comuni. Questa opera porterà al quartiere visibilità
attraverso la bellezza e non attraverso il luogo comune. Un'altra opera oggi viene consegnata al Librino, da Librino alla città, da Librino alla città. E vorremmo noi come abitanti del quartiere rivolgere un appello alla nuova amministrazione affinché possa portare qualche ufficio pubblico, potenziare Librino, far conoscere Librino e qualificarlo al massimo. Questo è il mio augurio. Questa porta della Farfalle porta ripensamenti nel prossimo Consiglio Comunale, che possano veramente dare un contributo alla rinascita vera del quartiere. È un evento importantissimo perché paradossalmente ci sono molti più giovani in questo quartiere che nel resto di Catania, e quindi i giovani sono il futuro, il nostro futuro, e non per colpa loro purtroppo sono stati allontanati dalla conoscenza, e quindi rimarcare che la conoscenza, i libri, la cultura sia una cosa fondamentale per loro, per il loro futuro, ma anche per il futuro delle nostre città, della nostra società, è fondamentale. Quindi dobbiamo ringraziare Antonio Presti, con cui collaboriamo da decenni, per questa sua visione veramente splendida e che ci ha coinvolto. Io ho voluto coinvolgere tutti gli editori e tutte le librerie di Catania, del territorio, proprio perché è importante che noi ci siamo e che la cultura e la conoscenza sia diffusa, sia la base di tutto. Allora, noi siamo del liceo artistico di Santo Stefano di Camastra e io sono la professoressa Furner in Rossana. Abbiamo partecipato proprio fattivamente all'opera della porta. Il nostro elaborato è appunto l'albero che si trova appunto affisso lì. Noi siamo contentissimi di questa esperienza e soprattutto emozionati della sensibilizzazione che riesce a fare Antonio con il luogo e nel coinvolgimento di tutta la Sicilia, di tutti i ragazzi e di tutti quanti. Penso che dovrebbe essere ogni giorno così Librino. Tutti i giovani vedrebbero questo tipo di aria, questo tipo di gioventù felice, tanta musica, tanto movimento, tanta vita bella e nient'altro. Queste opere esattamente cosa rappresentano? Allora, quando siamo stati coinvolti da Antonio per questo grande progetto, questa grande avventura, subito ci è venuto in mente il mondo greco, la cultura greca, quindi abbiamo scelto come titolo dell'opera proprio questo termine, kalogarkatia, che vuol dire insieme bellezza e bontà, in qualche modo la perfezione che cercavano i greci, ma se ci fate caso, dentro questo termine c'è anche il nome di Agata, proprio considerata bella e buona, che è la dea patrona della nostra città. E siamo stati felicissimi di partecipare a questo progetto che è veramente un'opera da record, e abbiamo deciso di celebrare oggi quest'opera con questa installazione artistica che è fatta nel linguaggio dell'arte contemporanea, naturalmente per esaltare l'opera che è già stata installata. Abbiamo usato i testi poetici di Marcello Sambati, proprio l'opera delle farfalle. Se provate a leggere questi testi vedete proprio il linguaggio delle farfalle, le farfalle che parlano in prima persona, e tutti i nomi che vedete sono proprio nomi scientifici di specie di farfalle. Una giornata meravigliosa qua nel cuore di Librino. Sì, la bellezza che manifesta non solo la visione della bellezza, ma restituisce nella coralità il senso della comunità. 20.000 persone che hanno condiviso questo processo artistico è la risposta etica e civile del fare fatto. Educare i cittadini a fare è anche un valore di esempio. Qui a Librino la comunità ha risposto, i bambini e le mamme hanno fatto, hanno creato 20.000 pezzetti di terracotta che hanno trovato la condivisione nella coralità. Penso che più che mai in questo momento, che a volte siamo un poco tristi e non abbiamo la visione del futuro, tutti questi ragazzi che oggi partecipano all'evento hanno la visione del futuro, e tutti i sacrifici e tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme con gli artisti, i licei artistici, gli architetti, sicuramente trova il nutrimento, viene ripagato dalla gioia condivisa con tutto il quartiere e tutta la gente che oggi ci ha onorato della sua presenza. Anche la presenza di giovani appunto è importantissima, no? Per questo. E ai giovani bisogna dare gli strumenti del futuro, i libri in mano e i sogni, e i giovani non si devono impaurire, i giovani non devono avere state di ansia, di panico, di paura, i giovani devono avere sempre i sogni, e gli artisti esistono per restituire sempre i sogni a qualunque tempo e in qualunque contemporaneità, e siamo umilmente servitori e siamo felici oggi umilmente di essere qui a servizio della comunità giovane di Librino e anche di tutte le scuole. E questa è la bellezza.